Bentornati amici dei canestri. Pistoia chiude la stagione a testa alta e per noi è giunto il momento di dare i voti di fine stagione, cominciando da Angelo del Chiaro, 6. Gli infortuni lo tormentano anche quest'anno, ma ha la forza di superarli, guadagnando fiducia e minuti nel finale di stagione. Roccioso. Michel Poletti, 6. Stagione altalenante, qualche screzio tecnico, ma in diverse partite fa valere la sua esperienza nel ruolo di sesto uomo. Chiaroscuro. Dario Zucca, 5,5. Troppo poco in campo per dargli la sufficienza, ma il potenziale c'è. Contagocce. Deshaun Sims, 7. Spesso l'unico americano su cui Pistoia può contare. Tira la carretta per gran parte della stagione, anche quando è visibilmente in riserva. Stoico. Lorenzo Querci, 5,5. Pochi lampi quest'anno per il giovane biancorosso. Lo aspettiamo a settembre, armato dalla voglia di rifarsi. Rimandato. Gianluca Della Rosa, 6,5. Prova a fare da collante in questa difficile stagione. Sprona e lotta fino ad un finale di stagione molto positivo. Motivatore. Jonas Risma, 7. La nota più lieta. Il rookie di novembre diventa arma in più in pochi mesi. Prestazioni in crescendo e un potenziale ancora tutto da scoprire. Prospetto. Treshon Fletcher, 5. Illude al suo arrivo trascinando Pistoia, poi si affievolisce sempre di più tra acciacchi e prestazioni scarse. Demotivato. Lorenzo Saccaggi, 7. Dimostra di essere uno dei migliori italiani del campionato. Spinge la squadra, non trema nei momenti delicati e sente cucita addosso questa maglia. Condottiero. Carl Widol, 7,5. Il più costante di Pistoia durante questa lunga stagione. L'inglese è polivalente, porta non solo punti, ma difesa, rimbalzi ed un atletismo da Olimpiadi. Very, very well. A prescindere dai voti, ci sentiamo però di promuovere tutti per l'impegno in un'annata difficilissima. Adesso meritato riposo.